Sono tante le storie dell'antica tradizione italiana che si raccontano e si custodiscono alla Casa del Gusto 2015 di Conad Adriatico. I can dance and play the part if that's what you ask. Give you all. E in questa puntata, amici, faremo un vero e proprio viaggio alla scoperta delle eccellenze d'Italia. I can do it. I can do it. Un viaggio firmato Conad. But I'm only human and I bleed when I fall down. I'm only human and I crash and I break down. Your words in my head, knives in my heart. 219 fornitori presenti, 1894 referenze dei diversi settori merceologici. Presenti tutte le regioni di Conad Adriatico: Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. E il nostro viaggio comincia proprio dai salumi, presentandovi i prosciutti cotti San Marino. I prosciutti cotti provengono da cosce italiane, le stesse utilizzate per i migliori prosciutti crudi DOP, il massimo della qualità. La particolarità di questi prodotti risiede nella lavorazione originale, denominata senza fretta, senza paragone, della durata di 31 giorni. Siringatura manuale in vena, meno invasiva di quella tradizionale, che preserva al meglio le caratteristiche nutrizionali ed organolettiche della materia prima. Conosciamo ora il prosciutto Andoc, ottenuto da cosce di suino provenienti dal suino Mangalica. Razza pura allevata nelle pianure magiare dal 1700. Il prosciutto ottenuto da questa carne è veramente incredibile, si scioglie letteralmente in bocca dando un senso di dolcezza unico. Questa carne ha dei contenuti di acido oleico talmente alti da poterlo tranquillamente paragonare allo spagnolo. I can take so much. Facciamo un salto in Puglia dal capocollo di Martina Franca. Da sempre in Puglia si sa che i migliori insaccati arrivano da Martina Franca, al punto che un tempo nel Tarantino o nel Salento, al momento della macellazione del maiale, si ricorreva a manodopera martinese. Una delle più celebri specialità norcine è sicuramente il capocollo. I capocolli, opportunatamente mondati e sagomati, sono posti a macerare sotto sale per 15-20 giorni. Poi si estraggono e si lavano con una preparazione a base di vino cotto e spezie. Si insaccano nel budello di maiale e si asciugano. Dopo la affumicatura inizia la fase di stagionatura, che può arrivare anche a 90 giorni. E ovviamente non può mancare lei, la pagnottella di Martina Franca stagionata almeno 90 giorni. I can hold the weight of worlds if that's what you need. La pagnottella di Martina Franca è un salame dalla forma semicircolare, senza budello, ricoperto di crusca di grano duro Senatore Cappelli. Insieme a Conad, vamos también en España con el jamón bellota Iberian 48 mesi. I maiali, le cui zampe posteriori diventeranno jamón iberico de bellota, sono allevati allo stato brado nei boschi e si nutrono essenzialmente di ghiandole di quercia cadute dagli alberi e di poche altre risorse boschive. Gran parte del segreto è proprio qui. Il resto è dato dalla macellazione fatta in modo da non causare stress per l'animale, che innescherebbe una serie di reazioni chimiche che comprometterebbero il sapore delle carni. Ed infine la lunga stagionatura, almeno 24 mesi, sino a 48, che chiude il cerchio. Non solo eccellenze nazionali, ma anche eccellenze internazionali, e dalla Spagna passiamo in Francia presentandovi il formaggio Morbier AOP, ossia Appellation d'Origine Protégée. I've been standing where you left me.
Il Morbier veniva fabbricato tradizionalmente spolverando la fuliggine dei fuochi di campo sulla cagliata serale e poi ricoperto con la cagliata mattutina. Prende il nome dal villaggio omonimo Morbier, situato nell'Alto Jura, dove per la prima volta nel 1795 è stato creato e descritto il particolare metodo di fabbricazione. Il latte usato per produrre il Morbier deve provenire dalle vacche di razza Montbéliard, che possano pascolare in un'area di almeno un ettaro per vacca e viene lavorato a crudo. Il sapore del Morbier è delicato e si fa via via più intenso con l'aumentare della stagionatura. E torniamo nella nostra meravigliosa Italia con il formaggio dolomitico. Formaggio erborinato con birra e malto d'orzo, dal sapore deciso e persistente, dalle note tostate, prodotto di latte vaccino che stagiona almeno 50 giorni. E dalle Dolomiti torniamo nel nostro meraviglioso Abruzzo con il pecorino di Farindola, che deve la sua particolarità all'uso di caglio suino che gli conferisce un aroma tipico. L'uso di questo caglio ha origini antiche. La sua preparazione è prerogativa esclusiva delle donne e viene gelosamente tramandata di generazione in generazione. Prodotto in 9 comuni, tra cui Farindola, nella zona versante orientale del Gran Sasso. Particolare la stagionatura, che avviene all'interno di vecchie madie di legno usate esclusivamente per tale scopo. Durante questo periodo la superficie del formaggio viene pazientemente e periodicamente unta con una miscela di olio extravergine d'oliva e aceto, trattamento che serve a evitare la formazione di muffe e screpolature. Ed eccoci anche in Campania con il formaggio grottone. Formaggio vaccino a pasta filata, stagionato in grotte tufacee per un lungo periodo, che dona un gusto ed un profumo inconfondibili. E ora andiamo a Cuneo da Beppino Occelli. Occelli con frutta e grappa di moscato è un formaggio prodotto con latte di pecora e vacca. Stagiona per un minimo di 12 mesi e viene successivamente affinato con l'aggiunta di frutta e grappa di moscato, che ne arricchiscono ulteriormente il quadro organolettico, offrendo un'esperienza sensoriale assolutamente speciale. Ed ora approdiamo in terra marchigiana con il pane di grano di Iervecella. Il grano di Iervecella è un grano autoctono marchigiano, particolarmente presente nella zona del sud delle Marche. Il motto è 3 in 1, nel senso che viene impiegato come materia prima per la preparazione di generi alimentari, per la produzione di scarpe e per il confezionamento di copricapo. È stato anche presentato all'Expo di Milano tramite la Confindustria di Fermo ed inserito nel sito del Corriere della Sera come uno dei progetti più interessanti dell'Expo, e lo slogan è Iervecella, la pianta che unisce natura ed economia fermana alla conquista del mondo. Torniamo in Abruzzo e precisamente all'Aquila con il pane cotto a legna con patate. È il pane tipico aquilano, che deve avere una forma a filone con crosta colore marrone dorato dallo spessore di circa 3-4 mm croccante. La mollica si presenta omogenea ed uniforme, con occhiatura piccola di colore bruno chiaro, odore penetrante e appetitoso, sapore sapido. Ed infine facciamo tappa anche in Molise con il pane alla canapa. La farina di semi di canapa è un alimento perfettamente bilanciato nella composizione dei suoi nutrienti. Le proteine della canapa forniscono uno spettro di aminoacidi funzionale ed un valore nutrizionale superiore a quelli della soia e contribuiscono ad una dieta completa e bilanciata, soprattutto per l'alimentazione vegetariana o vegana. Ed ora vi presento le olive ascolane del Piceno DOP. Una delle olive più particolari è sicuramente l'oliva ascolana tartufata, variante della più conosciuta oliva ascolana, con la caratteristica che viene ricoperta con una panatura nera e nel ripieno viene aggiunto il tartufo nero estivo, particolarmente indicata per sfiziosi aperitivi. E ovviamente non manca l'attenzione per chi è vegano con le olive ascolane vegan, che vengono ricoperte con una panatura agli spinaci e nel ripieno viene utilizzata quinoa biologica, ceci e spezie, particolarmente indicata anche questa per degli aperitivi sfiziosi vegan.
Ed infine chiudiamo il nostro meraviglioso viaggio nei sapori Conad andando in una piccola contrada dell'entroterra pescarese, a Loreto Prutino, con i polli ruspanti dell'azienda agricola Colangelo. In questa azienda i pulcinotti, appena sufficientemente cresciuti, vengono lasciati liberi nei campi. Si alimentano naturalmente di quanto razzolano e dei cereali macinati appositamente in azienda. Tutti i giorni all'imbrunire, come si conviene, si può assistere al ritorno dei polli e galline verso il pollaio. In tali condizioni gli animali producono delle carni di ottima consistenza e di sapore speciale, pur mantenendo la leggerezza e digeribilità delle carni bianche. Si conclude qui il nostro viaggio nelle eccellenze selezionate da Conad Adriatico. Arrivederci alla Casa del Gusto.